Mi chiamo Gustav Klimt, sono nato il 14 luglio 1862 in Austria, vicino a Vienna, la capitale. Siamo tanti in famiglia, ho 6 fratelli. Non avevamo molti soldi, ma i miei genitori mi hanno insegnato da subito ad amare le cose belle. La mamma ci ha educato ad ascoltare la musica, il papà è orafo e mi ha trasmesso la passione per il disegno. Ho imparato a colorare decorando in modo fitto. A 14 anni decido di fare l'artista e mi iscrivo all'accademia. Sto molto attento, imparo tutto. Voglio che chi ammirerà i miei quadri rimanga meravigliato. Quando finisco la scuola, con un amico e mio fratello diventiamo decoratori e tante persone a Vienna ci chiedono di abbellire eleganti edifici. Sono un po' precisino, mi piace arricchire disegni con mille particolari. A 30 anni mi conosce e apprezza pure l'imperatore Francesco Giuseppe. Nel 1892 conosco la mia futura moglie, ma muoiono mio papà e mio fratello Ernest. Sono un po' stufo dell'arte accademica. Vorrei inventare qualcosa di nuovo, con altri artisti, pittori, incisori, architetti. Creiamo un gruppo e ci chiamiamo Secessione Viennese. Siamo un po' ribelli, vogliamo smettere di seguire la tradizione e proporre novità. Fondiamo una rivista piena di immagini per risvegliare, stimolare e diffondere l'amore per l'arte. Si chiama Ver Sacrum, cioè Primavera Sacra in latino. Nel 1900 realizzo una grande opera in onore del musicista Ludwig van Beethoven. Mi lascio ispirare dalla sua nona sinfonia e ci metto dentro tutto quello che la mia mente può immaginare. Le signore della città vogliono tutte farsi ritrarre da me. Le trasformo tutte in principesse dorate e le immergo in un mondo magico, raffinato, fantasioso. Molti iniziano a collezionare le mie opere e sono famoso. Mi piace indossare sempre un lungo camicione ricamato. Mi fa sentire un po' un mago, uno stregone, chissà, magari lo sono davvero. Nel frattempo hanno inventato il telefono, bene, così posso chiacchierare con gli amici senza uscire di casa, dove dipingo in compagnia dei miei amici. Nel mio viaggio in Italia resto incantato dai mosaici bizantini di Ravenna. È un'arte molto antica, nata 1600 anni fa. Sono grandi disegni formati da piccole tessere di ceramica, vetro, pietre colorate e alcune sono con foglie dorate. Da quel momento avrò sempre in mente quel mosaico quando dipingerò le mie opere. Nei miei quadri mescolo l'arte classica del passato con le ispirazioni floreali, creando uno stile nuovo che verrà definito Art Nouveau, arte nuova. Divento famoso anche in altri stati, ad esempio vengo chiamato nel Belgio, a Bruxelles, per decorare la sala da pranzo di un ricco industriale. Così nel 1905 immagino un coloratissimo albero che rappresenterà la vita con altri personaggi. Mi sento così libero di creare e inventare. In Europa ci sono altri artisti che inventano nuove forme di arte, nuovi stili. Si chiamano avanguardie. A Parigi trionfa il cubismo, a Milano piace molto il futurismo, in Germania l'astrattismo e l'espressionismo, in Russia il suprematismo. Ma io continuo a studiare il colore e l'effetto di nuove tecniche ai miei quadri senza entrare in nessun ismo. Dipingo scorci e dettagli, non tanto per far vedere un paesaggio, ma per emozionare con una veduta precisa e inaspettata. Ma realizzo anche quadri che fanno riflettere, come questo sulla morte e sulla vita, proprio quando sta scoppiando la Prima Guerra Mondiale. Perché anche nei momenti più brutti c'è bisogno di bellezza. Divento molto amico di un giovane pittore promettente, Egon Schiele. Farà strada. Questo ritratto me l'ha fatto lui. Nel 1918 la guerra finisce lasciando milioni di morti in tutta Europa. Me ne vado anche io, in una scia di pulviscolo dorato.